Io sono sempre stato affascinato da questi luoghi perché vedo proprio, sento più che altro la tua passione, come ho scritto prima sul tuo libro degli ospiti, che le tue opere rispecchiano esattamente la tua personalità, cioè tu sei naturale, sei vera e quindi tutta questa tua personalità la trasferisci nelle tue opere. E che a me piacciono tra l'altro moltissimo. Ed è questo che mi piace di questo luogo, perché si sente proprio la tua personalità trasmessa attraverso le tue opere. Questo mi fa star bene. Quando ho detto si sente, cosa dicevo? No, adesso dici a tutti che c'è una puzza pazzesca di roba chimica. No, assolutamente. Però anche di caffè, dai. Quindi ecco, l'aspetto più bello di questa cosa è proprio questo, il fascino del laboratorio. Anch'io lavoro praticamente tutto il giorno in laboratorio e quindi a me piace questo ambiente dove si crea qualche cosa con le proprie mani. Quindi io sono un artigiano, sì. E io sono un artigiano della moda, tu sei un artigiano dell'arte, e però ecco, devo dire che mi piace molto questo. Ma io ho visto proprio l'interesse da parte delle persone che magari non sono vicine all'arte, al mondo dell'arte, ai quadri, come diceva il nostro amico Giuseppe, che non ne sanno niente, entrare in questo posto e scoprire un mondo. Io penso che è interessante anche e soprattutto per queste persone dargli la possibilità di venire. Io sono cresciuta in un'officina dove le persone lavoravano veramente, si sporcavano le mani, e questa cosa di vedere le persone che lavorano, come può essere anche venire nel tuo laboratorio, penso che sia stimolante per le persone. Prima si parlava di filosofia con degli amici che sono venuti stamattina, e secondo me per le persone vedere anche la vita che nasce dalle mani, oltre a quella detta o raccontata, ti dà una concretezza che magari tante parole non hanno. È un valore aggiunto, assolutamente. Io nel mio piccolo faccio la stessa cosa, certe volte, siccome l'atelier e il laboratorio sono insieme, io prendo la cliente, la porto in laboratorio e le faccio vedere come sta nascendo il suo capo, piuttosto che il suo accessorio, quello che ha ordinato. Quindi, e questo è una cosa che non molti possono fare, perché ormai nel mondo globalizzato si comprano le cose ormai fatte impacchettate nella busta di plastica, industrializzate, tutte uguali, tutte. Invece il bello dell'artigianalità è proprio questo, no? Il fatto di poter creare qualcosa di nuovo e unico, per ogni cliente. E anche tu fai la stessa cosa, perché se tu fai un quadro, ma quello che fai dopo non è mai uguale a quello precedente. E anche se uno ti ordina un quadro su commissione, tu esaudisci un desiderio e lo fai sulla richiesta del cliente che te lo commissiona, esattamente come faccio io. Quindi sì, siamo abbastanza. Poi io solitamente lavoro ancora prima che le persone, certo, mi commissionino, poi arriverà qualcuno che è bello quello. È un problema per un artista che succede nel mondo dell'arte, della poesia, della musica, in molti campi dell'arte. È un problema esprimere un'idea, un concetto, un sentimento nell'opera d'arte e poi renderti conto che chi lo vede, lo ascolta, lo usufruisce, coglie totalmente una cosa diversa da quella che tu volevi trasmettere? Allora, guarda, a me è successo il contrario. Ed è stata una cosa che la prima volta che l'ho vissuta mi sono sentita veramente in imbarazzo. Stavo facendo una mostra, è passato un uomo che avrà avuto, non so, quasi 50 anni, allora ero una ragazzina, si ferma incantato davanti a questo mio quadro. Era un viso grande, 1,70 m, molto espressivo, scuro, con questi occhi che ti guardavano. Lui mi chiama, mi dice che gli piace il mio quadro, mi chiede due cose, ma forse anche tecniche, niente di che, e poi mi dice cosa vede lui in questo quadro.
in quel momento mi sono sentita nuda davanti a lui, perché mi ha detto i miei sentimenti, quello che stavo vivendo nel momento in cui io l'ho realizzato. E io non sapevo di aver messo quello nel mio quadro. E mentre lui mi diceva, ma io vedo questo sentimento, quest'altra cosa, ricordandomi quando l'avevo eseguito 6 mesi prima, ho detto, caspita, era veramente così. E allora lì sì che mi sono accorta della forza, della potenza, della comunicazione, dell'immagine di quello che faccio io. Lì era un viso, ma anche quando realizzo qualcosa di astratto, essendoci un discorso, un pensiero prima, vedo che arriva. Anche l'installazione che ho fatto a Orticolario, l'ho inventata come un gioco, questo sasso sospeso, e vedere le persone che capivano quello che io volevo dire con questa materia sospesa che si elevava da una culla di ortensie e che l'apprezzavano, mi sembrava strano perché per me era proprio un gioco quello. Mi piace frequentare Orticolario, allora così mi è piaciuto il tema di quest'anno e ho presentato questo progetto, è piaciuto e l'ho realizzato, ecco. E bello, boh. Ma una curiosità, questa persona che ti ha messo a nudo leggendo il tuo ritratto, che mestiere faceva? Era uno psicologo? No. Oppure una persona normalissima? Allora, una delle mie migliori amiche è psicologa. Lei dice sempre che cerca di non usare il suo lavoro quando guarda i miei quadri. Sì, perché è un'altra cosa, dice. Non serve sapere troppo, come dicevo prima. Anzi, ti devia. Esatto. Bisogna porsi totalmente aperti in modo da... Guarda, spesse volte è la persona comune che tira fuori le cose più vere dai quadri. Mi è capitato tante volte di parlare con dei critici o dei curatori, dico no, io non volevo dire quello che stai dicendo. Addirittura nella mia mostra personale avevo interrotto il critico che mi doveva presentare, gli ho detto no, scusami, fermati, e ho finito di fare il discorso. Purtroppo succede, è vero, domanda, terribile. L'altra domanda è: il mondo dei critici che hai citato adesso è un mondo di banditi, un mondo di venduti, un mondo di comprabili, o è un esame per l'artista? Siamo davanti alla telecamera. No, scherzo. Come in tutte le cose, c'è veramente la persona valida e quella che è dilettante come l'artista. C'è chi lo fa per hobby, che è un pittore, e chi lo fa in modo professionale. Penso che sia così anche nel mondo dei giornalisti. Sicuramente, io sono uno degli esempi massimi, però poi c'è anche tutta la feccia. Si sa. Saluti Nicole. Anche perché adesso è arrivato il maestro Bruno Dalban. Oh, basta, ci siamo accorti. Lasciamo subito alle persone più competenti.